C'era una corrispondenza tra il suono che sentivo e ciò che io intimamente sentivo. Noi siamo dell'associazione Guinan Domus International che si occupa diciamo, di multicultura e soprattutto della cultura Dogon, che è una etnia del Mali, e anche della lotta alle mutilazioni genitali femminili. Io sono psicologa e psicoterapeuta, quindi aiuto le donne ad interrompere la ciclicità di questa tradizione con il sostegno psicologico. Non è facile cambiare la cultura. Adesso vi presento una donna maliana. Io mangio solo. Benissimo. Oggi anche lei ha una bambina, ovviamente è una bimba che non subirà le mutilazioni. No. Assolutamente. Neanche per morire. L'idea è di sciogliere per sempre, cioè dare alla persona che riceve il trattamento ma che impara anche qualcosa, perché noi siamo educatori, degli strumenti per liberare il corpo nel presente, cioè nel momento in cui si lavora, ma per portarsi a casa delle cose che poi utilizzerà nel futuro. Thank you.
siamo l'associazione SOCOS, abbiamo l'ambulatorio in via Castagnoli e assistiamo quelli che sono gli immigrati sul territorio, quelli comunque soprattutto che non hanno permesso di soggiorno e senza fissa dimora. Facciamo parte dell'associazione Libera, che è un'associazione di nomi e numeri contro le mafie, e praticamente stiamo così promuovendo i prodotti di Libera Terra, che è un marchio nato attorno alla fine degli anni 90, quando sono stati assegnati i beni confiscati ai mafiosi a delle cooperative di uso sociale. Sapere che nei CPT sono finiti molti bimbi, questa cosa non deve succedere, è vietata dalle leggi internazionali, e quello che chiediamo è che i bimbi non ci finiscano, se non nei rarissimi casi in cui la legge internazionale lo consente, e che nei CPT vengano rispettati i diritti umani e che possano entrarci le associazioni, comunque la società civile, i giornalisti, così come con delle regole possono entrare in un carcere. Non si capisce certo perché nei CPT non ci debba essere un occhio anche della società civile per vedere cosa succede. Organizziamo feste come questa è già la quinta edizione, dove cerchiamo un po' di mettere insieme tutte le culture diverse in modo tale, in un contenitore unico, in modo tale che possano dialogare. E tu li chiedo aperte a tutti quanti. Ma anche guarda, cioè, sono preparatissimo, ho un segnalibro Yoda Summer Fest di 2 anni fa. Bene, parliamo di Yoda. L'associazione è un'associazione di volontariato che si occupa di viaggi sostanzialmente, viaggi nei paesi terzi, perché i paesi in via di sviluppo non esistono. Quindi adesso si sta rilassando 5 minuti, sentiamola un attimo, le sue impressioni. Sonia, cosa ne pensi? Come ti sta venendo questo festival? Grazie a Sonia Bregoli, grazie. Andiamo a salutare la terza C del liceo. Abbiamo un commento simpatico dai nostri fumettisti Melting Pot. Melting Pot, meticcio e bastardo. Come mai meticcio e bastardo? Io sono metà abruzzese e metà emiliano, per cui sono meticcio. Quindi sei un... oppure si dice anche bastardo, nel bastardo, senso perché non sei né uno né l'altro, ma sei un incrocio. No, ma perché è un bastardo, proprio un bastardo. Proprio un bastardo. È un bastardo dentro, cioè, inside, guardi, bastard inside. No, se poi vedi le vignette, sono bastardi. Infatti, siamo riposati, siamo tutti belli freschi qua a fare le maschere, no? Maschere fresche, belle fresche, di gesso fresco. E perché proprio le maschere? Che cos'è? Cos'è questa cosa delle maschere di gesso? Cioè, in che senso? In che senso? La paghiamo un sacco di soldi. Finalmente fate bene a pagare un sacco di soldi. Questo è quanto, nel nostro piccolo di volontari, lavorando, facciamo queste cose, insomma, e ci piace farle. Sarebbe, l'ideale sarebbe farlo a tempo pieno, però purtroppo il mondo non ce lo consente, chissà, forse in un futuro. Speriamo. Speriamo. Beh, qui noi abbiamo portato una dimostrazione di Aikido, che è un'arte marziale giapponese, deriva da pratiche di combattimento che venivano utilizzate in guerra e che avevano a che fare con la vita e con la morte, e sono state trasformate in un qualcosa appunto di non violento e di pacifico, nel senso che la cornice marziale è la cornice all'interno della quale la violenza può essere ritualizzata. Yeah.
Fontana dei tombi, intaccate prima.